Salve a tutti e ben ritrovati in un nuovo video su Angela Bio Beauty e Relax ASMR. Oggi sono stata da Lidl e ho visto che c'erano tra gli scaffali tantissimi nuovi prodotti riguardanti la cura e l'igiene della persona. Questi nuovi prodotti riguardano principalmente la linea della Sien Nature, cioè una linea che tratta solo prodotti biocertificati. Poiché avevo già sbirciato il volantino prima di recarmi al negozio fisico, ho visto che c'era il burro corpo, che ho utilizzato tantissimo sia quest'inverno che quest'estate, quindi mi è durato molto, ma purtroppo non sono riuscita a trovarlo. Si tratta di questo prodotto che ho completamente esaurito, infatti il barattolo è vuoto. Purtroppo nel punto Lidl dove mi sono recata io non era presente, quindi pazienza, spero di trovarlo prossimamente perché mi è piaciuto davvero davvero tanto. Prezzo 3 euro e qualcosa, molto conveniente, lo utilizzo tantissimo sui piedi, me li rende morbidissimi, soprattutto in estate quando tendono a screpolarsi e a spellarsi, principalmente i miei piedi tendono a spellarsi, dato che cammino molto, dato che ballo molto e i miei piedi sono veramente molto sfruttati. Invece i prodotti che sono riuscita a reperire sono stati questo burro, io lo chiamo burro, comunque è una crema, soft cream per il corpo, ha un inci piuttosto accettabile nel complesso. L'unico ingrediente che non va bene è l'etilexil stearate, è un ingrediente che nel biodizionario viene classificato a pallino rosso di dubbia provenienza, non si capisce bene se è sintetico oppure se è un prodotto di derivazione animale o vegetale. Io non l'ho ancora aperta. Per il resto l'inci della crema è molto molto buono, dovrebbe essere una crema piuttosto nutriente, molto simile a un burro corpo, la utilizzerò proprio per i piedi, a base di olio di jojoba e burro di karité. Vi farò sapere prossimamente quando la proverò, se vi può interessare una recensione scrivetemelo nei commenti qui sotto. Altri prodottini che ho preso sono questo shampoo, è la prima volta che lo vedo da Lidl, della linea PH Bio al cocco, adatto proprio per, secondo me, per capelli secchi, ristrutturante e nutriente, spero di trovarmici bene, ha un profumo di cocco davvero buonissimo, lo hanno usato prima di comprarlo perché ero davvero davvero curiosa e dovrebbe andare bene per i miei capelli. Prezzo, prendo lo scontrino così ve lo so dire con sicurezza, 2,69 euro, come gli altri shampoo della linea PH Bio. Altri shampoo della linea PH Bio io non ne ho provati perché ultimamente trovo soltanto quello adatto per i capelli grassi, io invece ho i capelli molto secchi e quindi non l'ho acquistato. Poi ho preso un prodotto della linea Sien Baby, per me però. Si tratta del Baby Bath, cioè un bagno schiuma con estratto di camomilla. L'odore è davvero davvero buonissimo, dolce, sa di frutta. E poiché ultimamente stavo utilizzando lo shampoo della linea Sien Baby come bagno schiuma, ho deciso di acquistare il bagno schiuma stesso della linea. E ha un inci davvero buono, quindi ho detto perché no. Il prezzo è veramente ottimo per 500 ml di prodotto, 1,99 euro. Un altro prodotto che quest'anno è stato presentato al Sana, la fiera del cosmetico naturale, è questo della linea Sien Nature. Si tratta del detergente intimo lenitivo a lenzuola e oleo bio. Vi è anche una versione rinfrescante con estratto di menta. Ho deciso di provare questo, essendo in generale molto delicata, prediligo prodotti lenitivi. Non l'avevo ancora aperto, lo apriamo insieme, vediamo com'è. Ecco, questo è l'erogatore con il packaging. Qui
Mi dice che il pH 5,5 mi stranizza un po', essendo un detergente intimo. Di solito il pH del detergente intimo è di 3,5, più acido, perché nelle zone intime è più acido rispetto al resto del corpo. Spero che mi ci troverò bene, vedremo. Il prezzo di questo detergente è di 1,99 euro per 300 ml di prodotto. Poi ho visto che nello scaffale di edizioni non limitate, quindi fisse ancora, c'è questa crema al melograno che davvero mi è piaciuta tanto nella versione giorno. La sto utilizzando da tutta l'estate e ancora alla mia pelle strapiace. E ho deciso di prendere anche la versione notte, così faccio una bella scorta, me li metto da parte. Mentre intanto consumo la versione notte della crema alla rosa canina, sempre della stessa linea, e la precedente crema che avevo acquistato al melograno nella versione giorno. Questi sono tutti i prodotti che io ho acquistato oggi da Lidl. Fatemi sapere nei commenti se voi siete riusciti a trovare eventualmente il burro corpo. Oh, ci tengo veramente tanto a trovarlo. Magari prossimamente in un altro punto vendita riuscirò a reperirlo perché è davvero davvero buono, sia per il profumo sia per come lascia la pelle delle zone più ruvide e più che tendono a spessirsi. Con questo è tutto, grazie per aver guardato questo video e avermi tenuto compagnia. Ci vediamo alla prossima su Angela Bio Beauty Relax ASMR. Ciao!